L'Italia è un paese fragile dal punto di vista idrogeologico e in cui errori e urbanizzazioni incoscienti hanno amplificato gli effetti delle catastrofi naturali e aumentato i danni e il numero delle vittime di frane e alluvioni. Noi abbiamo circa l'11% del territorio nazionale a rischio frane e alluvioni. Ci vivono più o meno tra 6 e 7 milioni di italiani, quindi davvero sono per urgenti. A Roma abbiamo 200-300 mila persone che vivono in zone che erano un tempo erano paludi, sono zone alluvionali. Una situazione preoccupante che ha bisogno di tante opere a tutela della sicurezza dei cittadini, quelle individuate dall'unità di missione Italia Sicura, voluta dal governo Renzi e confermata dal governo Gentiloni, interventi raccolti nel piano nazionale per il contrasto al dissesto idrogeologico e allo sviluppo delle infrastrutture idriche. Per la prima volta l'Italia ha un piano nazionale di opere e interventi per ridurre il grande dramma del dissesto idrogeologico, quindi frane e alluvioni. Sono circa 10.400 opere in tutte le regioni e di queste 10.400 opere 1.300 sono già in corso, sono cantieri aperti. Il fabbisogno nazionale è intorno ai 29 miliardi, ma per opere che durano insomma tempi anche lunghi. Entriamo in una nuova stagione dove bisogna rimboccarsi le maniche, mettersi gli stivaloni di gomma e lavorare per qualche anno.